Osservate come la Luna si muove alla stessa velocità e nella stessa rotazione delle stelle. Si muovono tutte quante insieme, ma questo non è possibile se credete nella narrazione ufficiale, che la Luna è molto più vicina alla Terra rispetto alle stelle. Si muovono con velocità differenti. Diciamo che state viaggiando in auto e che osservate un albero a destra della montagna. Mentre l'auto percorre la distanza, vedete che l'albero si muove verso la parte sinistra della montagna. Infatti, gli oggetti più vicini a voi si muovono più veloci rispetto agli oggetti che sono più lontani da voi. Questi effetti li vedete tutti i giorni, ma non ci pensiamo mai, fintanto non vi dicono qualche nome scientifico misterioso: il parallasse. Ok, vedete la stella sull'albero. E se allarghiamo un pochino, vediamo un'altra stella un po' più vicina. E se allarghiamo un altro po', vediamo la Luna su quell'albero. E adesso, se allarghiamo ancora un pochino di più, questa vecchia videocamera è la Terra che guarda la Luna e le stelle in lontananza. E non importa in che modo giriate questa cosa. La potete ruotare in qualsiasi direzione che volete, non si riesce a replicare quello che si vede lassù. La Luna fa un arco attorno alla Terra in 12 ore, come qui. È l'equivalente di questa videocamera. Questa fotocamera è la Terra e non c'è modo che quelle stelle possano muoversi alla stessa velocità e traiettoria come invece succede per la Luna. È impossibile replicarlo. La Luna, le stelle e il Sole si muovono tutte quante nel cielo come fossero unite insieme. Possono essere a distanze differenti una dall'altra, esattamente come queste rocce che sono unite dal ghiaccio. Quello che vediamo lassù è qualcosa di unito e questo può solo significare che la Terra è stazionaria e che le stelle si muovono attorno alla Terra. La mia domanda per voi è questa: state rifiutando quello che vedete con i vostri propri occhi, che la Terra è stazionaria, per credere invece a quello che non riuscite a capire, che la Terra gira?